Ciao a tutti e bentornati sul canale. Un altro video natalizio, però questa volta è un video haul, quindi vi mostro tutti i miei acquisti per il Natale. Parto dalle cose che ho acquistato da Lidl. A Bari Lidl non c'è, però li ho acquistate a Lidl di Molfetta. Ho preso questo set. È un set per fare il calendario dell'avvento, o meglio, più che il calendario in sé per sé, è un set che mi permette di realizzare delle scatole che posso numerare e infiocchettare e poi appendere al calendario dell'avvento. All'interno delle scatole ovviamente poi ci sarà una sorpresina, un regalino o un dolcetto, una caramella. Questa confezione l'ho pagata 1 euro, all'interno della quale trovo il nastrino dorato e tutti i numerini da applicare alle varie scatoline. Le varie scatoline andranno formate. In pratica ci sono vari fogli double face, quindi sceglierò uno dei lati con varie trame. Troviamo il tag sia rettangolare e il tag rotondo sul quale apporre il numeretto. Sempre da Lidl ho acquistato questa forma, questo stampo, che è parte in silicone, ha il ring in silicone, ring anche se in realtà è un quadrato, ha la parte, diciamo, a cerniera in silicone e il sottostante è in vetro. Io ho scelto il colore grigio, c'era anche in rosso, è costato 4,99 euro. In pratica ha qui dei bottoncini che si sganciano e mantengono all'interno, perché si solleva, il vetro, che poi rimane come vassoio, quindi come supporto del nostro dolce o del nostro salato, insomma del piatto che abbiamo realizzato. Sempre per il calendario dell'avvento, per la realizzazione del calendario dell'avvento, ho acquistato caramelle e qualche cioccolatino da Lind e dall'Eurospin. Ho preso dall'Eurospin queste caramelle all'anice e liquirizia e le ho pagate 89 centesimi. Queste caramelle alla menta senza zucchero, anche queste 89 centesimi, sono confezioni da 80 grammi. Invece dalla Lind ho preso queste caramelle che sono alla mora e sono gommose. Sono dolci ma non eccessivamente dolci, non sono zuccherate, quindi non sono rivestite di zucchero, ma sono rivestite da piccole palline, sempre al gusto di mora. E queste sono costate più di 2 euro, perché ne ho prese in un sacchetto, quelle vanno al chilo. E infine ho acquistato da Emporio Amato un sacchetto di cuoricini di cioccolato al latte, che ovviamente non potrò mangiare io, ma qualche fortunello. Passiamo ora a quello che ho acquistato da Epicasa. E sono i centrini, i sottodolce, che però io utilizzo per la realizzazione dei pacchi, per la decorazione dei pacchi. Di solito li taglio in due e ci scrivo su il destinatario del regalo su cui è apposto, appunto. Oppure se il regalo è molto grande, se la confezione è molto grande, lo lascio intero e appunto all'interno scrivo a chi è destinato quel regalo. Questi sono costati 1,19 euro. Ho preso una tovaglia con, non so se si vede bene, questa decorazione sono praticamente tutti fiocchi di neve. È una tovaglia in carta lavabile, infatti l'ho lavata a mano, l'ho messa a mollo con un detersivo per la biancheria ed è venuta bene, non ha più quel cattivo odore di plastica, anche se di plastica non è perché è in carta, ed è, vabbè, la dimensione è quella del mio tavolo, 140 x non ricordo quale, comunque è una dimensione di un tavolo rettangolare standard, 140 x
non ricordo. Vabbè, comunque, ce n'erano di varie dimensioni, c'era anche molto più grande, quindi diciamo un tavolo standard da 140 e quella più grande era per un tavolo da 180. E la mia è costata 2,59 euro. Passiamo ora agli acquisti fatti da Bialetti. C'è stato il Black Friday e durante questo fine settimana hanno fatto uno sconto del 20% o del 30%, non ricordo bene, ma ho lo scontrino, posso verificare, del 20%. E ho acquistato un tagliabiscotti a forma di fiocco di neve. Io sono stata alla Bialetti Outlet. Il suo prezzo originario è di 1,80 euro, mentre il prezzo outlet di 1,50 euro, io l'ho pagato 1,20 euro. Poi ho sempre preso altri stampini per biscotti e ho preso questi timbri. Questi costavano 11,80 euro, prezzo outlet 9,99 euro, io li ho pagati 7,99 euro. Sono troppo carini, spero di riuscire a utilizzarli presto e quindi spero di riuscire a fare un video nel quale vi faccio vedere come vengono, diciamo, come viene proprio il biscotto con questi stampini. Ed infine i prodotti acquistati da Tiger. Non ci sono stata io, sono riuscita a far andare il mio ragazzo e mi sono fatta prendere alcune cosine. Due ciotole, come quella gialla che vi ho mostrato nel video haul fatto nella mia prima volta a Tiger. Solo che in quel video haul io la mia ciotolina l'ho pagata 2 euro, mentre questa volta le ciotoline sono costate 1 euro l'una, quindi con 2 euro ne ho acquistate due. Ottimo affare per quanto mi riguarda. Ovviamente gli ho fatto acquistare anche le famose barrette al sesamo, ma quelle sono già andate. E infine gli ho fatto prendere l'agenda settimanale del 2017. Vedo che molti youtuber la utilizzano e si trovano bene, visto che io sono una persona che cerca di organizzarsi e mi piace puntare le cose sull'agenda giornalmente, fissare gli appuntamenti, tenere nota delle cose che succedono, anche degli eventi, i compleanni. Mi piace, diciamo, decorare la mia agenda e quest'anno voglio provare ad utilizzare questa. Io penso che sia abbastanza utile e anche abbastanza semplice. Vabbè, questa è la copertina, poi ci sono le varie settimane, dicembre, gennaio e poi parte. Ah, quasi dimenticavo! Altro acquisto natalizio che ho fatto, sono stata alla Coin Casa e c'erano in promozione le famose candele Yankee Candle. Io adoro le Yankee, in camera anche in questo momento ne ho una, due, ne ho tre, ovviamente non accese contemporaneamente, però sono tre di tre gusti diversi. Ho il caramello salato che è buonissimo ma è fuori produzione, l'arancia con i chiodi di garofano che sono molto intensi con profumi ma è buonissimo, e un'altra alla mele e cannella, strettamente natalizia, che è quella che sto bruciando adesso. E ho acquistato questa giara, che è la giara grande. Di solito queste costano 27 euro o 29 euro, non ricordo, io l'ho pagata 22 perché era in promozione, era in offerta, e ho scelto Snowflakes Cookie. Sono, vabbè, loro dicono che sono l'odore, hanno l'odore di biscotto, la profumazione è dolce ma non stucchevole. E poi è carina perché è rosa e sembra zucchero filato. Quando ci sono queste offerte, la giara grande è il miglior acquisto che possiate fare. E stop! Il mio video termina qui. Spero di non essermi dilungata troppo, spero che gli acquisti vi siano piaciuti, che i piccoli consigli vi siano stati utili. Mi raccomando, continuate a seguirmi, io vi lascio tutti i link giù nell'info box per i canali social, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, andate a vedere tutti i video natalizi, troverete nell'info box i tutorial natalizi, i video collaborazione, tutto, trovate tutto, continuate a seguirmi, buon Natale a tutti, ciao!